Sì, oggi una visita alla struttura che è stata individuata a seguito dell'avviso per la ricerca appunto di una struttura per i nostri anziani. Una soddisfazione perché era un obiettivo che ci siamo posti come amministrazione all'inizio del mandato. La struttura di Fertilia aveva degli elementi che non consentivano dei livelli di assistenza adeguati. Qua un elemento fondamentale che voglio sottolineare è che potremo ritornare anche ai numeri che avevamo nel vecchio centro residenziale anziani. A Fertilia oggi gli anziani sono più o meno una cinquantina, qua potremmo arrivare a ospitarne 90, quindi un servizio che in questi anni si era ristretto oggi ritorna invece ad essere più adeguato alle necessità della nostra città, con livelli e standard che vedrete nelle camere, anche nelle parti esterne, nelle parti comuni, sicuramente superiore a quello di Fertilia, che tra l'altro avrebbe comportato un impegno finanziario per fare degli adeguamenti minimi di almeno 500.000 euro. Ecco, qua invece abbiamo una struttura che sicuramente ci garantisce una prospettiva più lunga e che dà agli anziani un servizio sicuramente migliore. Tutto questo diciamo è stato realizzato con un grande impegno da parte della nostra struttura amministrativa, il servizio demanio, quello finanziario, il servizio assistenza sociale, insomma un impegno corale che ha portato a un risultato mi pare positivo. Assessore dei servizi sociali del Comune di Alghero, Maria Grazia Sarari, quando verranno trasferiti gli anziani? Ma io credo che iniziando i lavori da subito, o per quello che sarà insomma la messa a norma di alcune condizioni della struttura, entro agosto ottimisticamente potremmo dire che i nostri anziani verranno trasferiti e ritorneranno a risiedere in Viale della Resistenza, che è la via storica del centro residenziale anziani di Alghero. Dottor Nurra, dirigente servizi sociali del Comune di Alghero, quanto saranno i costi per l'amministrazione comunale del canone mensile per l'Hotel Green? Quindi sì, si tratta di un contratto di locazione della durata complessiva di 6 anni, sei anni sono appunto il tempo necessario per poter completare i lavori della nuova casa di riposo che si sta pianificando sempre in via della Resistenza, nella vecchia sede, e il costo mensile dell'operazione con la locazione è di poco meno di 22.000 euro al mese, comprensivo di tutti i costi che la gestione del locale comporta.